canonico? Sì. Golfo degli Angeli. E i fiori dove li mettiamo? No, noto, Golfo degli Angeli. Ah, ecco. Perché la leggenda narra. Se la vediamo. Quindi parlando di angeli c'è l'angelo cattivo che la sera del diavolo. Certo, immagino. Bellissimo. E poi annulla la distanza, sembri quasi. Nel tratto precedente. Facciamo un riassunto. Riassumendo in poche parole. Si sei usufatti su lui. Ascolta, mandiamo dei saluti a chi non c'è oggi. Oggi c'è anche Eliano, che è il nostro. Sì, Eliano. È il nostro metronomo, diciamo. Oggi avrei ci detta i tempi. Che oggi avrei preso per culo qualcuno con la sua. Esatto, sappi Eliano che già una Ken non ha avuto problemi di quelle che lo so telaio che la dita vita la piantana per gli antenni. Chi? Eliano. Ma anche la Ken non c'hanno garantita vita, ma a vita del proprietario. Mi scappa dalle mani, Guido. Massimo, alle prese degli ultimi metri, il ragazzo non si allena per nulla e questi sono i risultati scadenti. Invece abbiamo la squadra della Cannondale, qui abbiamo la squadra Cannondale cerca il recupero, però aspetta, c'è un intruso con una scorta e poi persino una bianchi, no, allora Diana?
che non so se sto riprendendo. Poi c'è molto il Pinocchio selvatico. Così. Ma infatti c'è il Pinocchio davanti qui. Scorgiamo le antenne. Finalmente segno che abbiamo una quota di 700-800 metri, perché le antenne sono oltre 1000 metri. Vediamo, da una parte il colpo di caglia, dall'altro canto il pedì che si attacca. Discesa, vai! Anche tu oggi hai deciso di venire qua? Ma dove sei passato? Da Bulcei? Ho fatto questo sentiero, raga. Oh, è tagliato corto. Ho accorciato di almeno 15 km.
vita. Nella vecchia fattoria di qualche cazzata, qualche caduta, dai!